Buongiorno, siamo qui con Carmelo Lavorino, con il quale abbiamo trattato numerosi casi di crimini di cronaca nera, e per parlare di quello che non so se sia ancora il caso del giorno, perché noto che comincia ad esserci un certo disamoramento da parte degli appassionati. Mi riferisco al caso Ressinovic, che ha avuto però una novità recente piuttosto importante, ovvero l'annuncio da parte della Procura di Trieste di voler chiedere l'archiviazione del caso. Adesso si dovrà aprire una fase processuale perché deve essere discussa di fronte, giusto Carmelo, questa richiesta di fronte al giudice delle indagini preliminari in contraddittorio eventuale con i parenti. Sono i parenti, vero, quello che possono opporsi, i Sì, sono parenti i del parenti come persone offese, quindi il marito, marito. fratello, eventualmente il cugino, questi. Comunque, in attesa che questa udienza ci sia e finalmente vengano rese pubbliche, perché penso che dovrà accadere questo, tutte le carte dell'inchiesta, ovviamente, essendo un'udienza pubblica, poi dopo tutti dovranno, non solamente gli interessati, ma anche l'opinione pubblica dovrà conoscere quali sono le indagini svolte, su cui c'è parecchia incertezza, non si riesce a capire che cosa. Se ne è parlato molto in realtà di queste indagini, soprattutto con quelle necroscopiche sul cadavere, contraddittorie, eccetera. Però in realtà, nero su bianco, me lo confermi, Carmelo, nessuno le ha viste, tutte No. queste indagini. Perché naturalmente non ci sono solo quelle necroscopiche di cui si è parlato, c'è tutta la vasta gamma di indagini di cui tu avevi parlato nel precedente video, che sono altrettanto importanti, quelle investigative che si suppone che siano state svolte a tappeto in maniera sistematica come merito, ovvero. Ma poi ne parleremo. Allora, la motivazione che è stata esposta un po' irritualmente in un comunicato stampa, perché le procure non dovrebbero parlare per comunicati stampa, ma per atti ufficiali. La spiegazione che è stata data è che la procura sarebbe convinta che si sarebbe convinta che Viviane Ressinovic si sarebbe suicidata, e quindi non sarebbe suo compito andare a indagare cosa è accaduto tra la scomparsa e il ritrovamento del cadavere, in cui Liliana si è dissolta nel nulla e da qualche parte deve essere andata, qualcuno potrà aver incontrato, eccetera. Però la procura dice: non è, essendo acclarato che si tratta di un suicidio, noi, non spetta a noi andare a indagare su questo particolare momento della vita della vittima, perché è una cosa che non riguarda la magistratura inquirente, ma è una cosa riservata, ecco, che riguarda una persona privata che non ha alcun rilievo penale. In un recente post io ho detto però due cose, adesso vediamo se Carmelo è della stessa opinione. Che questa eventuale richiesta di archiviazione potrà essere accettabile, potrà essere convincente solamente a patto che la procura sciorini le prove che è stato un suicidio. E le prove, no, la prova deve essere positiva, cioè deve dimostrarci come e perché non può essere che è stato che suicidio. La prova non può essere negativa, siccome non si trova un qualsiasi altro modo per cui possa essere morta per azione di terzi, allora deve essere un suicidio. No, questo non penso che sia accettabile, perché ovviamente bisogna investigare più a fondo, perché anzitutto ci sono alcune ipotesi di reato magari meno gravi, ma che possono entrare in gioco in questo caso. Ad esempio, l'istigazione, sto facendo della fantasia, istigazione al suicidio, aiuto al suicidio. Come possiamo essere sicuri che qualcuno che Liliana ha incontrato in quel periodo l'abbia poi istigata o abbia mosso al suicidio, oppure che l'abbia aiutata, eccetera. Qui sono tutte ipotesi di reato che non sono
non sono così gravi come l'omicidio, ma comunque vanno esplorate. Poi ci sono tutta una serie di considerazioni riguardo gli aspetti anatomopatologici, eccetera, che vanno valutati. Poi l'altra condizione che secondo me è necessaria è che ovviamente siano stati esplorati gli alibi di tutte le persone potenzialmente coinvolte nel caso, e ci sono queste persone, almeno due che tutti conoscono, che tutti sanno, e non serve nemmeno citare. Naturalmente l'alibi di questi, secondo me, poi sentiamo cosa dice Camillo, non deve essere riferito solamente al momento della scomparsa, ma anche a tutto il periodo poi successivo, perché questi qui, se uno di loro teneva per avventura segregata la donna, oppure sapeva dove era, in qualche modo avrà mantenuto i contatti con lei. Quindi questa analisi del comportamento di queste persone deve estendersi a tutto questo periodo, altrimenti se no il mistero diventa quasi, questo mistero diventa quasi una beffa, perché non si riesce a esplorarlo, perché ci si ferma di fronte al dato di fatto dell'avvenuto suicidio. Carmelo, faccio l'ultima aggiunta, Carmelo è un esperto, ne parlavamo prima, di finti suicidi, cioè ha scritto anche un libro su questo argomento, intitolato Five, in cui analizza cinque casi di suicidi sospetti, giusto? Sì. E quindi è particolarmente indicato per dirci qualcosa di più. Allora Carmelo, questa è convincente questa richiesta di archiviazione, secondo te? Ma quindi convincente c'è soltanto quello che hai detto tu prima. Il resto, questa richiesta di archiviazione non è assolutamente convincente, non convince assolutamente per nulla. È una delusione. È un qualcosa che ho definito leggermente ridicolo, perché ognuno può pensarla come vuole, però ci sono dei doveri che devono essere attuati ed esplicati. Tu giustamente hai cominciato a parlare, dici la procura. Cos'è questa procura? La procura è un ministero, è una istituzione dello Stato italiano che deve effettuare alcuni doveri e svolgere i doveri. E dove li sono? Non solo è effettuare indagini e individuare i colpevoli. E per ogni caso, specialmente per quello che si tratta di omicidio, però per tutti i casi, ora noi stiamo parlando di omicidio, ci deve spiegare i collegamenti, le scatole cinesi dei vari chi, come, quando, dove, perché, quindi modalità esecutive, le cronologie spazio-temporali, quello che è successo, le motivazioni, le dinamiche fra i vari soggetti, eccetera. Una procura, quindi, che poi è formata da uomini, ha un capo, si chiama procuratore capo, che poi collaborano con lui molti sostituti procuratori, lui naturalmente è sempre responsabile, che poi diventerebbero PM, questi soggetti, questi magistrati. Coordinano le indagini, si avvalgono della polizia giudiziaria, quindi carabinieri o poliziotti o della Guardia di Finanza, si avvalgono di consulenti tecnici, esperti in tutto lo scibile umano e naturalmente ci stanno anche le scienze forensi, però i responsabili sono, diciamo, gli appartenenti a questa terna, a questa triade, magistrati, investigatori e consulenti. Questi hanno il dovere di rispondere in maniera congiunta e dettagliata a ogni aspetto dell'enigma. Il procuratore capo non se la può cavare così semplicemente dicendo: poiché secondo noi è suicidio, intanto vienici a spiegare perché è suicidio, poiché secondo noi la signora, se è stata segregata, lo avrebbe fatto di propria volontà, quindi già qui ci stanno due se dubitativi che si vanno a moltiplicare un con l'altro. Ci devi dire dove stava. Dice, però, dice: io non devo fare questo, vi dico soltanto che non si tratta di omicidio, chiudo qui la situazione. No, ci devi spiegare, uno, se la morte è avvenuta il 15 o il 16 dicembre oppure è avvenuta il 2 o 3 gennaio, tutto lascia credere che la morte sia avvenuta il 2 o
o 3 gennaio. Allora ci devono dire perché sono le istituzioni, sono pagate tutti questi soggetti dal popolo italiano in modo profumato, quantità eccellente, ci devono dire cosa è successo. Allora, dove è stata la signora per queste 3 settimane? C'è stata di propria volontà? Si è trattenuta o no? Questo è un aspetto principale. Noi sappiamo e critichiamo molto gli impianti accusatori, le ipotesi quando effettuano il cosiddetto errore di petizione di principio, cioè dice io mi convinco di una conclusione, questa conclusione ve la do come scontata fin dall'inizio, come presupposto. E lavoro in questi termini per dimostrare, poi dicendo che la mia conclusione è un dogma, quindi è verità assoluta, di avere ragione. Facciamo esempio: Mosso di Firenze dicevano per noi l'assassino è Pacciani e ci costruiamo su. Per Arce dicevano prima il carrozziere Belli è l'assassino e hanno fatto le loro costruzioni. Stessa cosa con il Mottola, eccetera. Quindi, in ogni caso criminale, anche su Via Poma, no, prima fanno l'ipotesi. E poi sulle ipotesi costruiscono i ragionamenti e sbagliano. E questa si chiama petizione di principio. Qui hanno fatto una petizione di principio rovesciata, cioè dicono: io ho il convincimento che sia suicidio, per me è suicidio, non riesco a dimostrarti il contrario. Gli elementi che potrebbero dimostrare il contrario sono il posto dove Liliana sarebbe stata segregata per 3 settimane, potrebbe essere che anche lei sia nascosta, o altrimenti chi e in che modo l'ha portata sul luogo del rinvenimento. Questi sono due passi importantissimi della soluzione dell'enigma, l'hai detto anche te all'inizio, che assolutamente non possono evitare. Invece cosa hanno applicato? Hanno applicato proprio il metodo capovolto della petizione di principio. Dice: io vi dico che quello che è utile non serve, non me ne importa nulla e vado direttamente alla conclusione. Cosa disse Alessandro Manzoni? Cosa scrisse nella colonna infame? Disse: il metodo migliore per non guardare e non vedere quello che non si gradisce è spegnere il lume. Il problema è che spegnendo il lume poi non si vede nulla, e qui si hanno fatto in questo modo. Hanno spento il lume, non si vede nulla, dice adesso andiamo e diciamo che è suicidio. Ora, quindi già è criticabile questo aspetto investigativo, perché guarda, chiunque di noi consulenti, di una persona offesa, di un imputato, di un indagato, eccetera, se ci fossimo permessi di presentare un finale così sgangherato, mancante di questo passaggio, che questo è un passaggio importantissimo, ci avrebbero preso a fischi, o altrimenti sarebbero ricorsi a Edoardo De Filippo e ci avrebbero preso a Pernacchi, cioè la cosa in questi termini. Quindi la procura, come istituzione, ha il dovere di rispondere a questo lato dell'enigma, e quindi non si può rifugiare dietro a questo aspetto. Questo qua è giusto per cominciare. Poi c'è una cosa importantissima: noi non conosciamo il fascicolo, non conosciamo nulla, non sappiamo questi inquirenti che tipo di indagine abbiano fatto, quali sono gli elementi oggettivi che hanno in mano. E quindi, partendo dalla conoscenza dei dati che hanno loro, poi hanno effettuato determinati ragionamenti, sono andati ragionamento dopo ragionamento, quindi inferenza dopo inferenza, e sono arrivati a questa conclusione. Vediamo quali saranno questi dati. Però, a parte il fatto che manca questo elemento importantissimo che abbiamo detto, due elementi, ci devono dire chi ha portato il corpo di Viviana in quel luogo, perché prima non c'era e qualcuno ce l'ha portato e non è stata lei, uno. E numero due, ci devono dire dove è stata per quei 21 giorni. Non possono dire che non ha importanza, perché hanno un peso eccezionale nella districazione dell'enigma. Questo
Comunque, noi non conosciamo le tracce, non conosciamo nulla degli aspetti telematici, non sappiamo nulla delle telefonate, non conosciamo i posizionamenti di Viviana quel giorno, poi essendo scomparsa è ovvio che non ci saranno più sue tracce, non sappiamo quali videocamere l'abbiano realmente presa, l'abbiano fissata, stavo dicendo congelata, qui non si può dire congelato perché poi c'entra la questione di qualcuno che ha detto che il cadavere possa essere stato congelato o meno, ne parliamo anche di questo. Comunque la cosa importante è che noi non conosciamo questi aspetti telematici della fissazione e la cronologia dei suoi movimenti, ma è anche vero che le telecamere quel giorno a Trieste e anche nei giorni successivi, perché tutte le videocamere sono state, diciamo, sensibilizzate dagli inquirenti per questo, almeno me lo auguro. Noi dovremmo avere gli spostamenti in determinate zone, non solo di Viviana, e questo è soltanto il primo giorno, poi non ce ne stanno, però non conosciamo la cronologia, il posizionamento. È anche vero di personaggi interessanti, primi fra tutti, il marito e l'ipotetico amante. Però è vero che poi ci stanno anche altre persone. A tutte queste persone hanno preso naturalmente i tabulati telefonici, li hanno controllati, hanno visto i posizionamenti, hanno controllato alibi contro alibi, tutte le connessioni, tutte le dinamiche sono state analizzate da loro. Vediamo quello che hanno fatto. Perché io non vorrei che ci si trovasse di fronte all'interpretazione sbagliata. L'interpretazione sbagliata è l'applicazione sbagliata nella fattispecie del dire l'assenza di tracce è una traccia. Noi non abbiamo traccia dell'intervento di soggetti esterni, quindi diamo addosso, indichiamo come autore del fatto la vittima Liliana Risinovic. Ormai mi sono accorto che purtroppo queste organizzazioni noetiche, queste organizzazioni umane, che poi si chiamano inquirenti e procure, ormai hanno la tendenza a chiudere casi di morte equivoca con una facilità incredibile. Dicono: è incidente o è suicidio? E chiudiamo il discorso. Così dice: siamo tutti quanti bravi. Non abbiamo un elemento, di mistero, nessuno ci può dire che siamo somari. Perché non abbiamo risolto il caso, noi siamo bravi e vi salutiamo. E non è che fanno questo per cattiveria, no, perché dicono: noi siamo noi, non possiamo sbagliare e quindi, poiché non sbagliamo, vi diamo questa soluzione. Quando un pubblico ministero va sulla scena del crimine, c'è un reato, c'è un corpo, un morto. La polizia giudiziaria comincia a dire: ma guarda, in effetti qui con molte probabilità è suicidio. Arriva il medico legale, comincia a sentire suicidio, suicidio, suicidio. Il suicidio conviene a tutti, specialmente tranne che alla vittima e ai familiari della vittima. Perché dice, altrimenti si rischia di non risolvere il caso e fare la figura degli incompetenti. Ma no, i nostri investigatori non devono temere di essere chiamati incompetenti se non risolvono il caso. Studiamo le metodiche per risolverlo. Caso di Caronea, cosa successe? Parlo di Viviana Parisi e Gioele Mondello. Scompaiono immediatamente, la ragazza stava male, la donna stava male, il suicidio. Sono partiti così e non si sono smossi. Non si sono smossi. E infatti è stato chiuso come suicidio. Io ero col mio team, il consulente della famiglia del marito. Il giudice delle indagini preliminari, immediatamente, chissà come ha fatto in un giorno e mezzo, ha letto questi 40 faldoni che noi ci abbiamo messo 20 giorni, abbiamo dovuto pagare anche un sacco di soldi per avere i DVD, eccetera. Comunque dice: è suicidio, dà ragione alla procura e si allinea alla procura. Mi sono accorto che Gippi, in effetti, hanno ormai la tendenza ad allinearsi agli inquirenti e alla procura. E questo, a mio avviso, capita per tre motivi. Motivo numero uno, perché Gippa
e pubblici ministeri fanno parte della stessa associazione, Associazione Nazionale Magistrati. Quindi qui ci troviamo grosso modo l'arbitro che veste la maglia di una della squadra avversaria. E già è logico un aspetto del genere. Uno. Poi giudici e pubblici ministeri, a mio avviso, non dovrebbero stare nello stesso edificio. Dovrebbero stare separati, non si dovrebbero parlare e nel caso che si frequentassero dovrebbero darsi del lei e non del tu. Poi è molto più semplice dire al pubblico ministero c'hai ragione e noi invece dire al pubblico ministero hai torto, quindi approfondiamo le indagini. In tutto questo poi c'è anche la carenza a volte delle difese delle persone offese che non sanno nemmeno loro dove andare a infilarsi, che poi dovrebbero indicare nuove indagini da fare. Se queste se non indicano nuove indagini, l'aspetto è problematico. Qui non è che ci sta una persona che è stata accusata dell'omicidio e il pubblico ministero ha chiesto il proscioglimento della persona, quindi l'archiviazione della querela. No. Qui ci troviamo al pubblico ministero e dice attenzione, io archivio perché secondo me si tratta di suicidio. E il punto è questo. Quindi temo, anche se tu l'hai detto prima, anche in altre interviste che ho rilasciato, le mie dichiarazioni, eccetera, temo che purtroppo il GIP si allineerà alle richieste del pubblico ministero. Mi auguro che le parti legali della famiglia, quindi i legali della famiglia, i loro consulenti, eccetera, facciano un qualcosa di eccezionale per indicare cosa? Dovrebbero indicare nuove indagini. Cioè, non è che possono indicare, dice, chiediamo l'imputazione coatta, quindi l'accusa del soggetto alfa, gamma, delta. Non possono dire questo. Cosa ci sta? Ci sta niente. Dovrebbero indicare nuove indagini, approfondimento di un qualcosa. Probabilmente il giudice, il GIP, probabilmente indicherà qualcosa, però poi la seconda volta non potrà fare nulla. C'è molti casi di morte equivoca dei quali io mi sono interessato. Per esempio, ma c'è sta anche cosa, Glenda Alberti, successa nel 2005, dicevo il brigadiere in corvaia, Claudia Agostini, tanti. Ho visto che seguono sempre ormai lo stesso schema, indagini. Una volta erano inadeguate, ora le fanno, poi te le vanno a interpretare a loro modo e vanno a queste conclusioni. Cosa ci insegna il nostro maestro Edgar Allan Poe? Dice: attenzione, la qualità di un analista si vede dall'alta qualità dell'osservazione, di quello che sa osservare, considerare e analizzare, perché l'analista sa dove andare vedere e come avvalersi di quelle considerazioni. Beh, insomma, ti voglio ricordare per Pacciani, Mosso di Firenze, Via Po, Macogne, tutti quanti questi aspetti, eccetera. Gli elementi erano quelli. Poi i miei avversari e concorrenti li hanno osservati nel loro modo, io li ho osservati nel mio modo e noi abbiamo avuto sempre ragione. Quindi, nella fattispecie, speriamo che ci siano delle osservazioni, delle considerazioni tali che possano portare a chiedere un certo tipo di verità. Anche perché l'autopsia l'ho letta e devo dire che in tutti i casi criminali di cui mi sono interessato sinora, anche le morti equivoche, qualunque scontro io abbia avuto con i medici legali, con gli analisti, scena del crimine, eccetera, ti dico che loro mai hanno sbagliato a fare una constatazione di quello che vedevano. Cioè, per esempio, io col medico legale di Via Poma sono in contrasto, però lui tutto quello che ha visto e ha descritto è riportato bene. Cioè, questi non è che portano un E parlano elemento quello che vedono, sbagliato, interpretano, insomma, lo mettono separano. sempre la verità. Poi sono le considerazioni finali. Allora, per esempio, il medico legale che ha fatto l'autopsia a Liliana Avessinovic, lui riporta degli elementi interessantissimi, no? Dice: manca
Mancano i gas epatici, non ci stanno i gas di putrefazione. Questo significa che non c'è stato, la morte è avvenuta da poco e non c'è stato congelamento. Dice, anche quando nel caso di congelamento ci sta un rallentamento della formazione dei gas, però questi qua si formano lo stesso. Ha fatto la constatazione della situazione delle macchie ipostatiche, cioè quando una persona muore il sangue non circola più, non circolando il sangue va, tende ad abbassarsi, Adesso il passo, certo. è attratto dalla forza di gravità e si formano le cosiddette macchie ipostatiche. Queste macchie ipostatiche, il medico legale le ha descritte, le ha interpretate giustamente e ci vengono a dimostrare che in effetti si sono formate dopo un periodo di tempo che vanno, diciamo, dalle 12 ore, 6 ore alle 18 ore. È anche vero che ci dice che quando lui ha visto il cadavere, la rigidità cadaverica era in fase di formazione tramite che per il rachide, ma se è in fase di formazione, che sta andando a salire, il congelamento non ci può stare. Poi c'è anche la cosa importantissima, oltretutto ha analizzato le cellule, il corpo, le molecole, le cellule, e dice non ci stanno nelle cellule, nel citoplasma delle cellule, quindi nella membrana, non ci stanno quei vuoti che ci dovrebbero stare se fosse stato congelato. Si Ok. chiama la cosiddetta vacuolizzazione, va bene? Poi, perché cerco di comportarmi seriamente, stessa cosa che fai te, quando mi interesso di un caso criminale, se c'è qualcosa, qualche campo dello scibile umano che non è di mia competenza assoluta, è chiaro che ne parlo con le persone. E non è che cioè, posso parlare pure col pizzaiolo e il barista, però ne parlo anche con medici legali, ne parlo con anatomopatologi. Nel mio team ce ne stanno diversi, quindi ogni caso criminale facciamo attenzione a questi aspetti e ti devo dire, cioè, quello che ha riportato il medico legale, noi lo condividiamo, quello che ha riportato. Poi possiamo non accettare determinate conclusioni, però guarda, ripeto, esiste un caso dal quale mi sono interessato dove questi hanno riportato, parlo con consulenti tecnici, medici legali, investigatori. Sempre riportato elementi esatti che poi diano delle interpretazioni fallaci. Il discorso è l'altro, per esempio, quello di Via Poma dice la ragazza è stata colpita sulla tempia destra. Sicuramente è stato uno schiaffo sferrato con la mano sinistra. Poi ci viene a dire, quando io dicevo l'assassino era mancino, per attaccare il somaro dove voleva il padrone, diceva che era destrimane. Però queste sono considerazioni, è successo anche per Caronia, è successo in tutti i casi, però questi qui, gli elementi concreti, oggettivi, li portano e tutti quanti gli elementi oggettivi fanno ritenere a noi che non si tratti di suicidio, ma si tratti di azioni di terzi. Sarà stato un soggetto organizzato che conosceva i movimenti di Liliana, aveva la fiducia di Liliana. Ha fatto quello che ha fatto, e poi di questo qui noi già ne abbiamo parlato tempo addietro, nei nostri precedenti collegamenti, ha avuto interesse psicologico, ideologico, per altri motivi, per segregare questa donna. Va bene? Vediamo il combinato disposto di tutte le tracce, le microtracce, i dettagli che ci stanno, dove ci portano. Adesso io non accetto assolutamente che la procura dica, il procuratore, che ha i suoi collaboratori, i suoi sostituti procuratori. La fattispecie è un sostituto procuratore, naturalmente sempre con la supervisione del procuratore capo, ha coordinato le indagini, ma i pubblici ministeri sono chiari, dicono noi non siamo esperti in indagini, gli esperti delle indagini sono la polizia scientifica e allora la polizia investigativa assieme alla polizia scientifica. Tutti assieme si mettono, fanno le loro indagini e a mio avviso succede che ognuno ha
eccessiva fiducia negli altri due magistrati verso polizia giudiziaria scientifica e consulenti tecnici, i consulenti tecnici verso pubblici ministeri e la polizia ha lo stesso discorso, però chi ha la parola forte è la polizia investigativa, quindi o i carabinieri, nella fattispecie la polizia di Stato. A questo interno mai nessuno ammette di avere sbagliato. Il maledetto sistema di controllo interno degli errori non esiste. Quindi se qualcuno sbaglia non se ne accorgono, perché per loro l'errore è ignominia. Va bene? E dicono io non posso avere sbagliato, ma invece qui ha sbagliato, se possiamo sbagliare tutti quanti, si deve tornare indietro. Allora poi cosa succede? Cominciano a fare le dichiarazioni ai giornali, espongono la loro immagine, espongono se stessi e andiamo a finire a questi casi irrisolti. Adesso la voglio dire forte, quello che mi preoccupa ormai in Italia è che queste morti equivoche, gira e rigira, vengono sempre chiusi come suicidi. Bene che vada come cose, come Incidente. però se notiamo su tutti quanti i suicidi, e questo è gravissimo, perché ora stanno facendo capire, senza volerlo naturalmente, alle persone che in Italia, ma penso questo succeda in tutto il mondo, però parliamo della nostra Italia, dicono signori, stanno sdoganando il delitto perfetto, fermo restando che noi sappiamo, per dei seminari che abbiamo fatto anche sulla nostra letteratura, cosa ci dice? Il delitto perfetto non esiste, ma cosa esiste di imperfetta? L'indagine, giusto? Indagini. Dicono così. Dicono, non esiste il delitto perfetto, esiste l'indagine perfetta. Questa era Stanno l'opinione di dicendo, Poe. Questa prego? era l'opinione di Poe e di Dupin, naturalmente, Sì, e questo qui è quello che diciamo anche noi, perché l'indagine è imperfetta, ma me lo disse anche il prefetto Parisi, quando era capo della polizia, no? A proposito di Via Poma, disse: qui c'è stata inadeguatezza investigativa, che è lo stesso discorso. Allora, fatto è, qui sta arrivando questo messaggio. Signori, fate quello che vi pare e piace, tanto noi i casi, se non ci stanno tracce del soggetto ignoto, se ci stanno dei punti oscuri, a noi non importa niente, chiudiamo e non lo facciamo diventare suicidio. Cioè, cosa sta succedendo qui nel caso di Liliana Risilovic? Sta succedendo proprio questo. Però io sto parlando senza avere letto il fascicolo. Però, io ricordo, lo dicemmo la prima volta di cui abbiamo parlato di questo caso, al secondo, fermo restando che noi siamo sempre svantaggiati perché non conosciamo il fascicolo, gli elementi li dobbiamo andare a cercare, eccetera. Sulla busta, sul nastro, eccetera, c'erano le tracce papillari di Ivana, sì o no? Ecco, questo qui è pure. Allora, noi questa cosa la sappiamo, dateci le risposte. La storia del cellulare cosa, di Liliana, qual è? Ora veniamo a scoprire che di lei ci sono anche delle immagini quando passa con delle buste, con una certa borsa, eccetera, Dove che poi sarebbe. Prego? la portate queste buste? Dove Ecco, la portate? non si sa, sono buste dell'immondizia, cioè noi non sappiamo nulla. Vediamo questi che ragionamenti investigativi hanno fatto. Però io dico anche una cosa importantissima. Insomma, poi ogni persona offesa dal reato si comporta come vuole, però se ci fossi stato io a fare il consulente agli avvocati della persona offesa, quindi o del marito, o del fratello, o del figlio, eccetera, avrei preteso di intervenire sin dall'inizio nell'analisi di quello che io potevo sapere, perché non tutto è segreto istruttorio, per dare delle spinte continue, per capire in effetti, no? Ci sta questa traccia, non ci sta questa traccia, c'è questa possibilità, c'è quest'altra possibilità. Cioè, a livello investigativo e di consulente, sarei intervenuto per dare delle indicazioni e assieme a me doveva starci l'avvocato. Questa cosa è stata fatta? No, non lo so. Però io sospetto che gli avvocati in Italia, che quelli che non hanno la mentalità
delle indagini difensive o non hanno la mentalità della indagine dinamica, della difesa dinamica, queste cose non le facciano. Perché? Perché chi si laurea in giurisprudenza non è che ci sta l'investigazione criminale, questo è studio diritto, 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 diritto. Poi improvvisamente si trovano immersi in una indagine di omicidio. Dove hanno studiato l'omicidio questi avvocati? Non lo so. Ecco perché si avvalgono di consulenti. Però non è che devono essere consulenti, ci deve stare il consulente medico-legale che dice va bene, io presenzio all'autopsia e poi dirò la mia. Sì, ma tu oltre a dire la tua, in continuazione devi dare delle indicazioni, dei quesiti che, che sempre e comunque devono andare a infilarsi nell'ambito della cosa, nell'ambito dell'indagine. Il primo caso di omicidio-suicidio del quale mi sono interessato. No, il secondo caso è di un imprenditore di Valentano, un certo Mario Natali. Mi interessai del caso per conto della famiglia perché mi chiamò Raniero Rossi, che all'epoca era il presidente della WAD, World Association of Detective, quindi era presidente mondiale dei detective. Mi chiamò e disse: senti, dice, sono stato contattato, gli inquirenti tendono a dimostrare che si tratta di suicidio, la famiglia pensa di omicidio. Mi hanno incaricato, però dice, io sono esperto in alcune cose, chiamo te che sei esperto di omicidi. Poteva essere, non mi ricordo, forse era 97, 98, non ricordo. Comunque, c'è di fatto che immediatamente, anche se c'era il segreto istruttorio, i carabinieri, il medico legale ci diedero degli atti con l'autorizzazione del pubblico ministero, naturalmente non dovevamo divulgare nulla e facemmo le nostre analisi. Demmo le nostre indicazioni sin dall'inizio, ma se uno aspetta che tutto deve essere chiuso e dopo che è chiuso comincia, dice adesso c'ho 20 giorni o 30 giorni di tempo per studiare e per oppormi e per dare le indicazioni, ma io dico: ma dove andate? Perché qua intanto dovranno spendere un sacco di soldi perché ogni DVD costa 320 euro e questo per me è un'ingiustizia che si fa in Italia. Cioè, dice chi indaga giustamente non deve pagare nulla, giustamente. Poi fa i propri atti, fa i DVD, fa le fotografie, eccetera. Poi non si capisce perché le parti processuali, per avere il fascicolo devono pagare un sacco di soldi. Cioè, a uno gli ammazzano la moglie, ammazzano la sorella, oppure muore la sorella. Per esercitare i propri diritti deve pagare. Poi ci va la polizia scientifica e fa tre DVD, che fa il filmato, fa le fotografie, eccetera. Il medico legale fa la sua consulenza tecnica, fotografie, DVD. Tutto un DVD, arrivano 10 DVD, 10 per 320 sono 3.200 euro. Io dico, ma perché una famiglia deve spendere tutti quanti questi soldi per esercitare i propri diritti? E poi ricordiamoci che ora questi hanno 30 giorni di tempo, devono chiedere copia degli atti. A loro danno questi atti, se li devono studiare, entro 30 giorni devono presentare opposizione. Nell'opposizione che il GIP dovrà valutare, quella che tu hai chiamato contraddittorio, devono essere indicate le nuove indagini da fare, altrimenti il caso si chiude. Ecco, questa è la nostra Italia, dove si vede che chi ha fatto il codice di procedura penale non masticava nulla di investigazione criminale. Beh, potrebbe anche darsi che il giudice si convinca che la richiesta sia infondata, però potrebbe accadere. Però tu dici che questo è un'ipotesi rara, che normalmente non succede. Sì, però anche il giudice, se il giudice è successo qualche volta, Qualche volta, ma raramente, secondo quanto tu mi dici. il giudice succede che se ritiene che la richiesta sia infondata, anche motu proprio, per iniziativa propria, dice, secondo No, me devono anche essere effettuate questa indagine, la dispone e dice al pubblico ministero di farla. Poi la cosa
Cioè, da una parte è giusta perché il pubblico ministero non ha ideologia, non ha sentimenti, l'ufficio del pubblico ministero. Allora, io, persona offesa dal reato, non sono d'accordo col pubblico ministero. Mentre gli avvocati fanno attenzione a come parlano, i familiari delle vittime no. E ogni tanto possono anche dire, esternare, enunciare dichiarazioni di attacco alla procura. Poi si va davanti al GIP. Il GIP accetta, dice va bene, dice disponiamo queste nuove indagini. Chi è che fa le indagini? Il pubblico ministero. Perché dice giustamente il pubblico ministero dice non ha sentimenti, però io sinceramente sinora mi sono accorto che invece il pubblico ministero ha sentimenti. Sentimenti di simpatia, di antipatia, di ostracismo o no, parlo in generale in alcuni casi. Qui auguriamoci che le cose vadano avanti, però se laddove il procuratore capo dice tutto quello che è stato fatto poteva essere fatto è stato fatto, noi siamo certi di questi, dove vai? Ma guarda che anche il procuratore capo di Cassino, quando sono stati assolti i Mottola eccetera, la stessa sera ha dichiarato, bene, dice, noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Sono stati bravissimi i pubblici ministeri, ora aspettiamo le motivazioni per proporre appello. È arrivata la sentenza, ne abbiamo parlato di questo, nella sentenza che cosa dice il procuratore capo? Come è arrivata? Dice, bene, dice, adesso il pubblico ministero che sta indagando da 7 anni si occuperà soltanto per fare l'appello. Perché? Perché noi abbiamo fatto tutto quello che poteva essere fatto. E allora è un sospetto che qui ci sia un pochettino di personalizzazione dell'inchiesta. O no? Questo è quello che io penso. Comunque, vediamo questa storia come andrà a finire. Senti, prima di chiudere, ecco, con la promessa che poi quando questi atti saranno pubblici ritorneremo sul problema. Certo. Volevo chiederti due cose. Tu non hai l'impressione che, io almeno ce l'ho, che la procura abbia assunto quella la posizione che ha preso perché ritiene di avere le prove, oppure tiene che così sia avvenuto, che Liliana sia arrivata sul posto dove è stato trovato il cadavere da sola e quindi non sia stata trasportata lì da nessuno, se no altrimenti avrebbe dovuto comunque aprire un'indagine per occultamento del cadavere, quantomeno. Me lo auguro, quindi noi dovremmo dire. Seconda domanda, ho sentito parlare da parte dei consulenti credo del fratello, qualcosa del genere, di Liliana, che sarebbe stata fatta una anatomia psicologica del suicidio. Di cosa si tratta? E naturalmente lo saprai perché ti sei occupato di indagini su suicidi. Allora, hanno fatto autopsia psicologica. Autopsia Autopsia, scusa. psicologica. Autopsia psicologica si fa sul soggetto morto, laddove qualcuno ritiene che possa esserci stato un suicidio. Si studia se lo stato fisico da tutte quante le cartelle, si prendono le dichiarazioni dei parenti, delle persone che conoscono, si vedono tutte quante le tipi di anamnesi, si vede se fosse in depressione o non. Quindi se depressione maggiore, minore, media, se avesse la cosiddetta triade di Beck, che consiste nel non avere fiducia in se stessa, né nel futuro né nelle persone, si vede se stesse organizzando o non progetti di vita, si fa l'autopsia, quindi si fa lo studio della sua psiche per capire se avesse, se potesse avere delle motivazioni o non verso il suicidio. Fermo restando che noi sappiamo che da una parte il suicidio è un atto sempre motivato, è un atto sempre motivato, uno non è che dice oggi, dice stamattina mi alzo e mi suicidio. Se così fa, vuol dire che ci sono delle avvisaglie precedenti. Non necessariamente si trovano sempre, perché manca il testimone
testimone principale che sarebbe la vittima. La vittima si è ammazzata, se non lascia biglietti, se non lascia i cosiddetti, diciamo, biglietti o messaggi di destino incombente, dice sta succedendo qualcosa, ho il cancro, ho il tumore, mi uccido, nessuno ha fiducia in me, eccetera. Può essere un qualcosa, diciamo, però nella fattispecie non sono state trovate. Quindi questa è la cosiddetta autopsia psicologica. Infatti noi l'abbiamo fatta su Santino Tuzzi, eh? Certo, mi riferivo anche a L'abbiamo quello. fatta tutti quanti. E anche sul caso del brigadiere in Corvaglia presentammo la nostra autopsia psicologica. Per Viviana Parisi, il caso di Caronia, abbiamo presentato la nostra autopsia psicologica, l'ha fatto il dottor Enrico Deli Compagno, psicologo forense, che tu hai anche intervistato, mi sembra, non vorrei sbagliare. Chi? Quindi, Vabbè, comunque. Enrico Deli Compagno per il caso di Arce, probabilmente, cioè noi ci siamo incontrati molte volte, adesso non ricordo, però nel mio libro, quello Il delitto di Arce, omicidio Serena Morricone, il giallo di Arce, l'ho scritto assieme a Enrico Deli Compagno, dove ci sta buona parte della autopsia psicologica che ha fatto lui. Quindi ogni team che si rispetta ha sempre uno, due, tre psicologi, ci sta pure a volte qualche psichiatra, o meno per individuare se ci stiano gli indicatori. Le procure la fanno, se è un metodo, le procure la fanno sempre No, le questo. procure di solito non lo fanno sempre le persone che non vogliono dimostrare il suicidio, che non gradiscono il suicidio, perché sarebbe un elemento positivo, sarebbe un elemento positivo che le procure non usano mai. Questo qui è il punto. Assolutamente, io sinora non ho mai, Fabio, cioè, pensato, no, non ho mai, in questi casi non ho mai visto l'autopsia psicologica, tranne che per Viviana Parisi l'hanno fatta fare a Massimo Picozzi, il quale Massimo Picozzi, col quale non sono mai andato d'accordo su nulla, a cominciare da Cogne a seguire, però molto onestamente ha detto può essere e non può essere. Cioè non si è fatto tirare nel gioco, perché il gioco della procura di Patti era quando sapeva che stavamo intervenendo noi, spinge un pochettino su Picozzi, dice noi adesso a Picozzi gli facciamo dire che è omicidio suicidio e li freghiamo a tutti quanti, e volevano dargli questa responsabilità. Picozzi, che è intelligente, le cose sue le sa, non è caduto in questo gioco delle parti, ha fatto la sua autopsia psicologica, sapendo pure però che noi stiamo facendo la nostra, si è mantenuto. Ha preso, diciamo, i messaggi di Viviana Parisi, quelli che ci stavano in WhatsApp, eccetera, le litigate, le dichiarazioni che era stata in ospedale, eccetera, eccetera. Ha ipotizzato anche un tipo di disturbo mentale, che poi era leggero. Ecco qui, perché? Perché gli inquirenti avevano interesse a dimostrare che si trattasse di omicidio-suicidio. Perché? Perché per Viviana Parisi noi ricordiamo che sin dall'inizio dicevano lei sentiva le voci, doveva andare là, mi pare nella piramide, no? Parlava col diavolo, quindi dice una persona del genere, dimostriamo che è matta e il suicidio ci sta tutto. Invece tutte queste cose erano soltanto suggestioni. E Picozzi onestamente ha saputo dividere il grano dall'olio. Però ogni tanto le procure ultimamente ci provano anche loro. Io non so se l'abbiano commissionata in questo caso. Non lo No, è di parte, sicuramente so. questo. Allora, l'hanno fatta quelli della Intendo che i ci familiari delle vittime, fossero le giusto? motivazioni. Prego. Escludendo che ci fossero le motivazioni, il E risultato di allora questo. questa qua le hanno fatte le a un certo punto l'hanno fatta le cose, i consulenti della famiglia incaricati dagli avvocati. Questo qui è quello che si fa. Ok, domanda numero due. La domanda numero uno qual era? Sul discorso di se è stata trasportata sul posto oppure Ah, se è andata a. certo, se la procura avesse la prova che Liliana è andata da sola, cioè
abbiamo il filmato. Cammina, cammina, cammina. Si avvia. Quindi questo dovrebbe essere l'esta da rinvenuta il 3, giusto? Il 6? Si dice che è morta fra le 48 ore e le 72 ore prima, quindi dovrebbero avere la prova che Liliana quel giorno era viva, giusto? E si è avviata là. Dovremmo avere questo elemento certo. Da Se, sola. avviso, da sola, se mettono fuori questo elemento certo, il caso si dovrebbe chiudere, però si dovrebbe dimostrare che lei aveva le buste, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, poi un investigatore serio dovrebbe dire, però vediamo dove sta dentro quelle 3 settimane, giusto? Anche perché se arriva da lì, da qualche parte, provenendo da qualche parte, ben sappiamo che ti puoi nascondere quanto vuoi, va bene? Ti beccano sempre, va bene? A meno che non stai in Sicilia e sei come Matteo Messina Denaro, giusto? Ora, a parte queste battute, quindi per 3 settimane, certo. Se abbiamo questo elemento, sono d'accordo con te, però devono darci la prova. E Vedere però, se se no. la prova non ci sta, siamo sempre nel campo delle illazioni. E io ho paura che anche in questo momento si sono presentati con le illazioni, perché purtroppo, non so se succede solo in Italia o in tutto il mondo, penso in tutto il mondo, però noi affrontiamo i casi italiani. Questi partono con un'ipotesi, si innamorano di questa ipotesi, quindi della illazione, poiché i giornalisti li sviolinano, a questi qua ci fanno proprio, ci fanno le sviolinate, quanto siete bravi, quanto siete belli, specialmente se abbiamo 3 giornalisti che riescono ad avere le notizie dal pubblico ministero o da quello che lavora col pubblico ministero o dal poliziotto, è ovvio che poi esiste questo patto. Fra segreto, fra chi fa uscire le notizie dall'impianto investigativo e chi li pubblica, che chi pubblica queste notizie dice sempre quanto siete bravi, quanto siete belli, siete eccezionali, eccetera. Però dicendo così esalta quel terreno dove poi l'indagine continua e non possono più tornare indietro da quel terreno. Quindi se hanno commesso qualche errore, non tornano più indietro, e questo è quello che succede in Italia. Alla fine dell'indagine c'è sta sempre l'esaltazione totale o dell'impianto accusatorio, se una persona è accusata, o altrimenti dell'impianto investigativo che è arrivata a una soluzione. Le controparti, quindi o le persone offese dal reato, i familiari, oppure le persone indagate o imputate, possono agire solo quando assumono la conoscenza del tutto e dopo molto tempo, quando ormai nella mente delle persone, dell'opinione pubblica e di tutti si è sedimentata, si è cristallizzata l'opinione e l'intuizione iniziale. Ok, sei stato, direi che sei stato veramente esaustivo e hai detto delle cose molto interessanti, soprattutto sulle dinamiche tra consulenti, pubblico ministero, parti private, giudici, delle cose molto interessanti che le hai potute esporre perché le hai vissute come consulente Certo, forense. ci vivo con questo, ci vivo, sono cose che ogni giorno ormai non ha. Ma facciamo così, noi rimaniamo così. Questo è semplicemente un primo assaggio. Poi, dopo, quando le carte saranno rese pubbliche, andremo più nel profondo, ci riusciremo ad andare più nel profondo, giusto? E quindi questo Certamente, per assolutamente. capire se tutto si regge oppure se c'è qualcosa che non torna, d'accordo? Sì, perché volevo adesso agganciarmi a qualcosa di molto interessante che tu hai detto all'inizio. Dice, tu ti sei accorto che ora dall'opinione pubblica ci sta un disinnamoramento del caso. Sai perché? Perché l'opinione pubblica è rimasta delusa. Come dice, ci mantenete un anno, ci sta questo mistero. Voi ci dite, stiamo indagando, stiamo indagando, stiamo indagando. Vi presentate con questa soluzione, e non è la prima volta che l'opinione pubblica viene delusa. E allora che succede? Succede che l'opinione pubblica si trova di fronte al mistero. Il mistero fa rumore
Il mistero è dentro una montagna. La montagna trema, trema, trema. Cosa disse la frase latina? Cosa dice? Cosa disse? Parturient montes, sed nascitur ridiculumus. La montagna ha partorito il ridicolo topolino. Ecco, l'opinione pubblica non ce la fa più. E tutte queste storie, e poi vede, bom, 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 e cade tutto. Per questo ci sta quello che tu, giustamente, tu hai esordito dicendo come? Dice, era così interessata, certo, perché l'opinione pubblica è continuazione delusa. Non è che l'opinione pubblica, certo, avrebbe gradito a ognuno che si era formato l'idea del proprio colpevole, avrebbe gradito che finisse con quella persona indagata, ma non è che l'opinione pubblica, poi, poiché alcuni sono forcaioli, patibolari, altri no, però diceva, almeno dice, ci volete dire un pochettino come sono andate le cose? Quando ci viene a dire che è stata nascosta, e io non ti dico dove, è stata portata lì e non ti dico chi l'ha portata, però si è suicidata. Ma insomma, mi fermerei qui. Va bene, ok, allora diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla Saluti a tutti. prossima. Ciao, grazie a tutti, grazie.